Buonasera e ben ritrovati amici appassionati del Kun Company per la seconda gara di serata che vede di fronte Moby e Doc Flow. Prima divisione, girone A, esordio per entrambe le squadre in questa competizione quest'anno. Nella prima gara di giornata Schneider ha perso rovinosamente 6-1 contro Z Service. Moby e Doc Flow dunque sono pronti al centro del campo, schierate per iniziare dunque questa battaglia. Moby che schiera con il numero 19 Armiragno, numero 11 Astarita, con il 4 Caccavale, con il 99 Ceci, 17 Fumagalli, 2 Paciulli, con il 7 Veneri. Risponde il Doc Flow, il 21 Brai, poi c'è Calderon, Cavalli, Gallinari, Lameri, Monti, Polenghi, Valerio, Orcivolo, Pedone e Schillace. Tutto pronto, arbitrerà il signor Sebastiano Russo allo Spezia Park di Viale Famagosta. Perfetto, sarà Doc Flow dunque a dare il primo giro al pallone e si propone in avanti Armaragno. Palla dietro per Caccavale che prova a calciare con il sinistro, palla fuori ma prima opportunità della partita. Ma è ancora Paciulli che lotta sull'out di sinistra, il numero Paciulli, calcia in porta! Non preciso Cavalli nell'occasione, vantaggio Moby 1-0, gol di Paciulli. Bray di prima, Schillace ancora verso Bray, buono lo scambio, va in porta! Ottima risposta di Fumagalli, opportunità però anche per Doc Flow. Viene chiuso, bravo Bray, fa ripartire Lameri, ritorna Caccavalle, saltato facilmente, Lameri calcia! E con un po' di fortuna Fumagalli se la ritrova lì. Fumagalli sbaglia il tocco, Lameri controlla, va in porta! Fuori di poco. Viene a prenderla Veniveni, si gira il numero 7, prova un cucchiaio! Che colpisce la base del palo, opportunità incredibile. In verticale a cercare Lameri, arriva Schillace, attaccato da Veniveni, anche da Caccavalle. Schillace riesce a passare in mezzo a due, il tocco per Bray che controlla, bravissimo Fumagalli, che si supera in uscita bassa, clamorosa opportunità per Doc Flow. Schillace recupera, Lameri non riesce a segnare, Monti calcia! E ancora Fumagalli a tenerla lì. Brutta palla persa qui, allora Lameri prova ad andare, sponda, la mette in mezzo, Monti controlla, sinistro palo! Clamoroso palo nel numero 23 e Doc Flow che non trova il gol del pareggio. Dentro Armiraglio, attenzione! Uno sfortunatissimo autogol del numero 4 Caccavale sul passaggio tesissimo di Monti con il sinistro. Il numero 4 se la mette in porta, è 1-1 dunque. Vantaggio per il signor Russo, allora Paciulli allarga da Caccavale, attaccato subito da Monti che la recupera, prova un cucchiaino! E Paciulli salva tutto sulla linea. Cavalli si appoggia, largo, prova a scendere Calderon. Ultime azioni del primo tempo, perde palla, non riesce ad andare sulla stessa Veniveni. Fine primo tempo dunque 1-1 tra Moby e Doc Flow. Parte Caccavale subito con il destro, c'è stata una deviazione, iniziato dunque il secondo tempo allo Spezia Park tra Moby e Doc Flow, risultato che dice 1-1, partita molto combattuta, prova a ripartire qui Lameri in zona tiro, no. Caccavale la recupera e la deposita in rete per il 2-1 di Moby. Dopo l'autogol si rifà subito. Palla lunga a cercare Caccavale, c'è una mischia, è proprio il numero 4 con la testa che supera il portiere con un tocco morbido e segna il gol del 3-1 per i suoi. Buono il pallone davanti, la porta sul sinistro, fa partire la botta, spacca la traversa, segna il gol del 3-2 e riporta i suoi in carreggiata. Bray controlla, si gira, Bray ce l'ha sul destro, bravissimo Fumagalli ad opporsi,
Ma super opportunità per Doc Flow. Ma non è finita qui. Punizione dall'inizio dell'area di rigore, molto molto interessante per Doc Flow. Sul punto di battuta c'è Bray che tocca per Calderon, che di punta la mette dentro e segna il gol del 3-3, il pareggio. Cavalli, Valerio Orciuolo in verticale a cercare Bray che calcia con il sinistro. Fumagalli, risponde la campione. Astarita in verticale da Beniveni, chiude bene Valerio, carica il destro, incrocio dei pali clamoroso per Valerio. Caccavale rischia anche lui, Moby si sta complicando la vita, allora Calderon, numero del 14, calcia in porta, super risposta di Fumagalli che dice di no. Calderon controlla, vede la porta, calcia male. Polenghi rischia un po' qui, gli va bene, ma in porta non trova lo specchio e finisce qui. Dunque, senza troppo recupero, termina 3-3 alla Spezia Park, una bella partita combattuta.